vita vostra è nascosta con Cristo in Dio. Colossesi capitolo 3, verso 3. La vita nascosta. Lo Spirito di Dio testimonia la sicurezza piena di semplicità e di potenza della vita nascosta con Cristo in Dio. È una verità che viene ripetutamente espressa nelle Epistole. Spesso si parla come se vivere una vita santificata sia una cosa molto incerta. Invece la si vive in condizioni di estrema stabilità, perché santificarsi è un modo di vivere che deriva dalla potenza e dalla presenza dell'Onnipotente. È molto più precaria una vita vissuta senza Dio. Quando si nasce di nuovo, la cosa più facile è vivere nella giusta relazione con Dio, e la più difficile è vivere nell'errore, ammesso che teniamo in conto gli avvertimenti e camminiamo nella luce di Dio. Quando parliamo di essere liberati dal peccato, di essere ripieni dello Spirito e di camminare nella luce, ci raffiguriamo il picco di una montagna, molto alto e splendido a vedersi, e diciamo: non è possibile che io riesca a vivere lassù. Ma quando, per la grazia di Dio, arriviamo sulla cima, siamo sorpresi di non trovare un picco di montagna, ma un vasto altopiano, dove c'è ampio spazio per vivere e crescere. Tu, Signore, spiani il cammino sotto i miei passi. Chi ha visto realmente Gesù per fede non può dubitare di Lui, perché è Lui che dice: il vostro cuore non sia turbato. Se hai creduto, è impossibile che tu abbia lo spirito turbato. Vi è un'impossibilità morale di dubitare se si è alla sua presenza. Ogni qualvolta si entra in contatto personale con Gesù, le sue parole diventano reali. Io vi do la mia pace, dice Gesù nella sua parola. È una pace che ci copre interamente, dalla cima dei capelli alla pianta dei piedi. È una fiducia illimitata. Ecco perché quando leggiamo: la vita vostra è nascosta con Cristo in Dio, dobbiamo credere fermamente che ci sarà donata la pace di Gesù Cristo, che nulla può scrollare.